Questa mia intervista sicuramente inizia con un dirvi grazie, grazie al pubblico canicattinese che ci ha veramente gratificato in questi giorni di festa e soprattutto con le due date che già abbiamo fatto qui al Presepe Vivente all'Abbadia. Le date sono state il 17 e il 26, devo dire che sarà che nell'organizzazione c'è sempre un po' di adrenalina, dico io, a sfavore, e chissà se vengono le persone, chissà il freddo, chissà appunto i fenomeni meteorologici, però il nostro un grazie a Canicattì che con il freddo, con le famiglie, con i bambini sono venuti veramente a gratificarci, a gratificare il nostro impegno, a gratificare quello che abbiamo dato nel centro storico, perché il nostro non è stato che altro che un contributo di portare Betlemme, appunto come abbiamo fatto vedere attraverso la pubblicità, portare la piccola Betlemme nel centro storico di Canicattì. E quale miglior location, quale migliore cornice poteva ospitare questo, diciamo, nostro presepe, questa nostra ideologia di presepe. Io che devo dire, vi ringrazio e vi invito un ultimo sforzo, perché ne abbiamo veramente bisogno. Il nostro affetto e la vostra presenza è veramente caloroso per noi. Giorno 6 di gennaio, oltre a tantissimi sorprese che non vi sto a dire, perché la Crisalide offre sorprese e regala emozioni, per questo ne sono fiero e onorato di farne parte. E il 6 gennaio aspettiamo questi remaggi, che non sono altro che interpretati da noi stessi con una forma teatrale per noi meravigliosa, poi sta a voi giudicare. E i remaggi partiranno appunto da questa stessa piazzetta fino a quando ci sarà la presentazione a Erode, che rappresenta comunque l'entrata, il welcome, il benvenuto, quello che voi avete visto, l'entrata del presepe, fino a quando si arriva all'adorazione, alla grotta. La nostra grotta appunto è una grotta che rappresenta non solo la nascita, rappresenta l'unione, rappresenta la fratellanza, rappresenta la crisalide. Ecco perché noi siamo questi, una grande famiglia. Grazie, auguri ancora di buon anno e vi aspettiamo giorno 6 gennaio per l'Epifania. Grazie ancora.